Oh, buonasera a tutti, mi trovo a Taranto. Sta succedendo una cosa straordinaria davanti alla mia abitazione. Vi faccio vedere. Praticamente questa faccia è perché ho dormito 2 ore, perché ero in giro ieri tutta la notte. Adesso è mezzanotte e ho il grande onore di partecipare e di poter vedere questa processione pasquale, la processione dei misteri. Una delle più belle, una delle più interessanti d'Italia. Mezzanotte. Guardate, e poi vi spiego perché amo questa città. Allora, spesso mi chiedono perché amo questa città. Beh, oggi sarebbe facile dare una spiegazione, però cerco di darla lo stesso, non scontata. Io amo questa città perché a Taranto potete trovare sia la tragedia che il miracolo. Per me non avrebbe senso una città come una persona, frequentare una città come frequentare una persona che non abbia in sé qualcosa di tragico e qualcosa di miracoloso. Qualcosa di miracoloso e qualcosa di tragico nella stessa città, nella stessa persona. Per quel che riguarda la città di Taranto, la tragedia è rappresentata dalla ben nota acciaieria. La tragedia è ben rappresentata da una mancanza cronica di lavoro, è rappresentata dalle malattie che l'acciaieria ormai da 30-40 anni porta agli abitanti di questa città. E dalla noncuranza delle amministrazioni e della politica. Invece il miracolo di Taranto vorrei dire che sono i tarantini ed è il territorio. I tarantini ed il territorio si fondono insieme. Abbiamo tra i mari più belli d'Italia, abbiamo tra la cultura e la storia tra le più interessanti d'Italia. E abbiamo una popolazione che a me mi stupisce sempre. Io ieri notte ho camminato seguendo la processione della Madonna Addolorata, della Vergine Addolorata, e ero più affascinato dagli abitanti che dalla Madonna stessa. Ero più affascinato dai giovani che dalle figure stesse che accompagnano questa processione. Oggi è venerdì sera. Per quel che riguarda la celebrazione della settimana pasquale, oggi il venerdì è il giorno della crocifissione. Pasqua è dopodomani. Pasqua va a rappresentare la resurrezione. Viene chiamata anche la Pasqua dei misteri. E questa è la processione dei misteri, signore e signori.